vi capita mai di guardare qualcuno e chiedervi che cosa gli passa per la testa? Ehi là, bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Pokémon Platino Luminescente. Nello scorso video c'è stata la prima sfida contro Cyrus a Memoride, nelle rovine, dove c'è il dipinto con i tre Pokémon dei laghi. E ovviamente abbiamo anche vinto la sesta medaglia contro Capopalestra Ferruccio. Bene, ora dove bisogna andare? Gioco, cosa mi dici? Beh, a vedere che succede al Lago Valore, che è il lago che il professor Rowan ci ha incaricato di sorvegliare. Ecco, questa è l'entrata per il Lago Valore, vediamo un po' che roba è successo, vai. Hello? Oh, ci sono i Magikarp fuori dall'acqua. Che cosa sarà mai successo in questo posto? Un gruppo di Magikarp che blocca l'accesso a quella zona, quindi andiamo di qua. Caverna Valore. Oi, ciao. Niente, davvero? Non si fa saper niente lui. La missione procede senza intoppi, il capo ne sarà contento. Ehi, ciao, sono io, ti ricordi di me? Ah, si ricorda, che bello. E vuole affrontarmi perché vuole eliminarmi. Che bello. Altre botte per lui. Ha detto che Mars è qui al Lago Verità, quindi dobbiamo vedere che cosa succede. Dovremmo combattere anche lei, suppongo. Spero che non abbiano fatto nulla, ok. Non hanno ancora fatto saltare in aria niente. Oh, Lonk, guarda un po' che tempismo. Sì, insomma, datti da fare, va bene. Tutto a posto, Lucinda? Che succede qui con Martes? Quella faccia, riporta la memoria a brutte esperienze. Oh, guarda com'è arrabbiata. Facciamo anche lei con Drago Danza e giù di botte. E vinta anche questa. Beh, ti ho fatto la tua parte della missione e basta che riporti tutto quanto al quartier generale, eh? Ma al Lago Akume, Barry come sta? Beh, a vedere al Lago Akume, è certo. Ah, oh, ma qui è tutto chiuso. Non c'è modo di andare al lago, quindi andiamo alla palestra. Wow, che cosa è successo? Ha detto anche lei, questi tremori non sono normali. Vedo? Hai notato questi terremoti, vero? Questi terremoti, tremori, insomma. Alla capopalestra? Per entrare però al Tempio di Nevepoli devo provare di essere forte. E come lo provo? Devo combattere contro voi due? Va bene, vinta anche questa sfida. Chiamagliela mamma! Per favore, no! Entriamo quindi nel tempio. Ah, si scivola, eh? Boia! Oh, finalmente, che cavolo! No, non riuscivo a capire perché non mi facesse passare. Quattro volte mi sono girato per sbaglio. Allora, sì, siamo in una situazione un po' difficile, come puoi vedere. Esatto. E quindi che succede? Ci serve un po' più di forza per mettere a dormire il bestione? Ok. Ah, fatto. Quindi era lui che faceva tremare tutto, va bene. Mi dà la TM100! Che cos'è? Ah, Rock Climb. Bene, adesso saremo in grado di affrontare la palestra. Però il problema è sempre quello di risolvere il puzzle, giusto? E qua mi sa che non si può camminare per diagonale. L'hanno rimosso poi con l'aggiornamento. Sì, però quanto? Non si capisce niente. Ed eccoci qua, pronti per affrontare Bianca. Allora vuoi affrontare la mia palestra, eh? Certo. Quel braccio alzato non è molto appropriato, Bianca, eh? Sei un po' nostalgica oggi? Manda in campo Froslass! Ah! Ok! Froslass, non mi fare destino obbligato che mi arrabbio tantissimo. Aurora Veil, che la protegge dalle mosse super efficaci. Ai 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 ai, stiamo messi malino, eh! Oh però! Ah! Come? Non l'ha protetta? Ma Aurora Veil non è quello che protegge dalle mosse super efficaci. Quanto pare no, forse... A meno che non sei doppio tipo? Mamoswine! Close combat su Mamoswine! Fa male cioè... Allora, mi diminuisco subito... Ai 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 ai, niente. Farò un attacco terra, quasi sicuramente.
Earth Power tipo, ecco, alla terremoto, peggio. Il peggiore che potesse fare. Va bene, devo mandare un Pokémon che però può un attimino liberarsi delle... non prendere danno dalle punte. Ora, contro il ghiaccio, Swallow non può fare nulla. Quindi tocca ricaricare gli altri, cioè l'unico Infernape. Però sono molto tentato di fare uccello coraggioso. Baldeali! Va bene, ora anche va KO non mi interessa. L'ho dovuto fare. L'ho dovuto fare a tutti i costi. Andava fatto, dai. Doveva un attimino brillare Swallow. Quanto gli faccio con palla ombra? Gengar? Niente! Ai ai ai. Allora, lui fa Giga Drain, ma non mi fa praticamente niente. Ricarico Infernape. Ma almeno me la gioco meglio, dai. Così non... non è. Ora, se io mandassi Infernape e facessi ruota fuoco, dovrei mandarlo KO, perché è un 4x ruota fuoco. Bene, bene, vai. Dewgong. Close Combat dovrebbe bastare. Weavile, che è più veloce di me, sicuramente. Mando Feraligatr, così almeno posso ricaricare Infernape. Infernape è la mia carta migliore in questo momento. Però Weavile ha... un attacco di tipo volante. Potrei stallarla un attimino con Feraligatr? Sì, posso. Devo farlo, no che posso. Devo proprio farlo, altrimenti mi sciotta Infernape un'altra volta. Perfetto. E Weavile è andato. A Glaceon, l'ultimo Pokémon. Ok. Attenzione. Vediamo che combina come primo attacco. Potrebbe essere imprevedibile. Freeze dry. Ora, non è che io sia proprio contento di vedere quell'attacco, eh. Oddio, Earth Power resiste! Lo regge! E vince contro Glaceon con Close Combat! Vai! Oh! Mamma mia, ragazzi, bella questa! Difficile ma bella! E anche lei è sconfitta, mamma mia! Prometto che lui ci darà le medaglie prima di prendere l'ultima. La TM72, la Technical Machine Number 72, that contains Avalanche. A questo punto mi sa che bisogna andare a trovare Barry. Eh già. Vediamo che sta combinando il nostro amico Barrise. È ingresso libero? Io vado allora, eh. Ah, non la farai, Franca, Team Galassia. Eh? Hai già finito, non è più Pokémon per combattere, pensavo fossi più forte. Volevo diventare campione, bla bla bla. Sì, ciao. Quindi ora andate a quartier generale a Rupepoli? Va bene. Allora devo venire lì a rompervi le uova nel paniere? Ehi, Barry, come stai? Eh beh, sì, non ho potuto fare niente, va bene? Quel Pokémon, Uxie, stava soffrendo. Devo diventare più forte. Non si tratta di vincere o perdere, questo non basta, devo essere più forte. Quindi vai a quartier generale del Team Galassia. Bene, ci andremo allora nel prossimo episodio. E sarà lo showdown definitivo? Sarà lì che avremo a che fare con il Team Galassia per sventare i loro piani? Mettiamo primo Gengar. Mettiamo Swallow, dai, se lo merita un po' di movimento anche lui. Ad ogni modo il video termina qui, vi ringrazio per averlo seguito, in descrizione trovate come sempre tutti quanti i link utili per seguirmi dove vi pare, se vi va. E ci vediamo ovviamente al prossimo video, ciao!